volta il nostro viaggio di fine anno ci porta per la prima volta in uno stato che fa parte della cosiddetta Africa nera, e cioè in Tanzania. Questa nazione dell'Africa orientale io la ricordavo col nome di Tanganyika e l'isola di fronte come Zanzibar, stato autonomo. Solo nel 1962 il Tanganyika divenne una repubblica indipendente e quando nel 1963 anche Zanzibar si ribellò alla monarchia costituzionale che la governava, cominciarono i contatti fra i due stati vicini e grazie soprattutto a Julius Nyerere venne creato lo Stato della Tanzania. Questa unificazione fu la fine del lungo cammino di ribellione allo schiavismo che per secoli ha dominato in queste due realtà, partendo dagli arabi all'inizio del secondo millennio, per passare ai tedeschi nel 1885, quindi agli inglesi dopo la Grande Guerra nel 1922. Solo allora diminuì lo sfruttamento dei locali come schiavi, anche se già i tedeschi, più che di schiavi, usavano i locali come domestici sottomessi al volere dei padroni. La vita passata come schiavi ci ha accompagnato per lunghi tratti del nostro viaggio e quello che più mi ha impressionato della popolazione locale è stata la semplicità e la bontà d'animo che traspira sia dai piccoli, sempre sorridenti malgrado la loro situazione economica e sociale, decisamente molto molto bassa, ma anche dagli adulti, molto propensi alle buone e sane relazioni umane. Alle ore 11.15 del 24 dicembre abbiamo lasciato Bologna con un volo della Turkish Airlines per raggiungere prima Istanbul e poi Dar es Salaam, ex capitale della Tanzania, dove arriviamo alle 03.40 del mattino. L'albergo è stato scelto vicino all'aeroporto poiché alle 16.45 ci aspetta il volo Auric che ci porterà direttamente sull'isola di Mafia, dove inizierà il nostro soggiorno nell'Africa cosiddetta nera. L'aereo è un Cessna da 9 posti che ci permette di vedere chiaramente dall'alto l'estesa città di Dar es Salaam, quasi 9 milioni di abitanti, che si estende in un'area vastissima dove le strade sterrate sono nettamente in maggioranza. Secondo giorno, arriviamo sull'isola di Mafia,
dove nella regione di Utende si trova il nostro resort, e scopriamo che tutta la zona fa parte del Parco Marino Nazionale, e ciò significa che per ogni giorno occorre pagare un fee di 20 euro anche per chi entra solo per fare una gita o trovare un amico. Christmas and Happy New Year from Mafia Island Lodge family. All word says haya mwaka mpya. Karibu sana in Mafia. Mwaka mpya. Karibuni wageni wote. Mafia Lodge wote. Buon Natale. Tunawatakia Christmas njema. Merry Christmas and Happy New Year for everyone. Il resort Mafia Island Lodge è diretto da due italiani, Giuliano e Iris, che ci mostrano un luogo veramente ospitale e molto attraente. Alla sera ci attende il cenone di Natale, che subito ci fa presagire che qui il nostro soggiorno sarà senz'altro accompagnato da cibi estremamente appetibili. Prima di cena incontriamo uno degli addetti del diving presente all'interno del resort, che ci mostra le varie gite possibili. Decidiamo per il giorno successivo un primo snorkeling che ci porterà al largo di Mafia in direzione est su un piccolo reef. Andiamo a dormire nelle nostre stanze, che si presentano ampie, ben arredate e con bellissime zanzariere per proteggersi dalle tanto temute zanzare. Oggi, terzo giorno, di buon mattino raggiungiamo il diving ed impariamo che gli orari e le zone di ogni gita vanno sempre decisi in base alla marea, che in questa zona dell'Oceano Indiano non scherza affatto. Così, con una piccola e caratteristica imbarcazione, lasciamo la spiaggia e raggiungiamo il punto di immersione. Il cielo minaccia pioggia, che per fortuna non arriva, ma il reef dove andiamo, a parte la visibilità, ci appare modesto, con ampie zone di coralli frantumati e pochi pesci particolari. Invece sono molto strane le formazioni coralline che assomigliano ad un prato di funghi piccoli e grandi. Complesso, punteggio mediocre. Nel pomeriggio, con un bel sole, partiamo alla volta della vicina isola di Ciole, la piccola, che è una delle più vecchie e abitate isole dell'arcipelago. Questo è un baobab. La sua storia è davvero antica e al suo interno si ergono rovine arabe del XII secolo. Nell'antichità essa fu la prima capitale di Mafia e qui vennero ammassati dagli arabi i primi schiavi per essere poi deportati.
vivevano in situazioni estremamente disumane e solo l'avvento dei tedeschi e degli inglesi ha mitigato la loro esistenza. Dal punto di vista abitativo, l'isola vale veramente una visita, con i suoi baobab giganti, e dove si può anche assistere alla costruzione dei dhows, antiche imbarcazioni in legno che qui vengono realizzate in modo tradizionale. Sempre a Ciole c'è quella che probabilmente è l'unica riserva di volpi volanti dell'Africa orientale, detti anche pipistrelli delle Comore, e che si nutrono di frutta. Riserva nata dall'iniziativa di un gruppo di donne locali che hanno acquistato la zona in cui sorge un albero sul quale nidificano questi animali. I pannelli solari. Visitiamo poi il villaggio, partendo dalla scuola, ora chiusa per le feste natalizie, e qui la popolazione appare estremamente ospitale. Al centro del villaggio. Parabola. I pannelli solari. Restiamo impressionati dalla gioia che mostrano i bambini nel farsi fotografare e nel voler vedere le proprie immagini nelle nostre fotocamere. Riesci a fargli la telecamera? No!
quell'altro tipo di albero che si è attorcigliato attorno al baobab. Nel tardo pomeriggio rientriamo a Mafia, al diving, prima visitando la spiaggia che si trova a sud. Paguri giganti. Il giorno 27, quarto in Tanzania, è il gran giorno. Prima delle 7 partiamo per raggiungere l'Afro Whales Shark Safari, dove partono le barche per la ricerca degli squali balena. Il tempo è molto incerto, ogni tanto piove leggermente, ma soprattutto il mare appare piuttosto agitato, per cui il solo Momi decide di proseguire nell'avventura. Questa è la situazione della barchetta che parte per andare alla ricerca dello squalo balena. E dal rientro appaiono tutti piuttosto sconvolti, ma felici perché il risultato di vedere i tanto agognati squali balena è riuscito. Momi appare particolarmente eccitato, ed anche se le foto non sono perfette, il tutto è solo da imputare alle avverse condizioni del mare. Nel pomeriggio riposo in spiaggia con preparazione della gita che faremo due giorni dopo con un barcaiolo locale, il quale ci ha garantito molte ore di ottimo snorkeling, quanto voleva assolutamente Vilma. La mattinata del 28 si apre con un violento temporale che impedisce qualsiasi escursione, anche alla spiaggia. Sono quasi le 9 del mattino, noi eravamo già pronti per partire e andarci a fare il nostro snorkeling. E a questo punto, Kate, lo snorkeling lo facciamo nel prato? Adesso troviamo scoiattoli, lucertoline, gechi. Per fortuna la bella Holder Resort ci permette di rilassarci e goderci, si fa per dire, questo ciclone d'acqua che investe l'isola. Intanto ci organizziamo per andare nel pomeriggio a vedere da vicino come vivono gli isolani. E così, verso le 16, con due tuk-tuk andiamo a Chilindoni, il principale centro dove si trovano l'aeroporto ed il porto. E la guida ci accompagna nel villaggio dei pescatori, dove bambini scalzi e mal vestiti ci incoraggiano a far loro delle foto, che poi vogliono vedere divertendosi tantissimo. La povertà è veramente tanta, ma altrettanto tanta è la forza di volontà che dimostrano sia i piccoli che gli adulti.
vediamo vari punti di ritrovo, che sono in pratica dei piccoli bar dove con vecchi televisori si raccolgono frotte di persone per vedere le partite di calcio. Sembra che questo sia il loro unico svago. Il ritorno, e vai, ce l'abbiamo fatta. Gambire con un toro vai tu, ma cambia con gambire con tuara. Gambire con un toro vai tu, ma cambia con gambire con tuaro vai. Gambire con un toro vai. Alle 9 del mattino lasciamo col barcaiolo locale scelto da Vilma la spiaggia del Mafia Lodge per dirigerci a est verso un gruppo di scogli a nord-est dell'isola Ioani o Grande Ciole. Il tempo anche oggi è purtroppo incerto e le nuvole coprono completamente il sole, rendendo meno brillante un fondale marino ricco di meraviglie, dai coralli alle tantissime piante e dai pesci multicolori. Dionisi Malinzi e Kikaka Dar es Salaam Bagamba Ni Bagamba Bigamba Dar es Salaam Bagamba Ni Bagamba Bigamba Mwanza yona Bagamba Ni Bagamba Bigamba E bare te Bagamba na mwezi e ningi kurekayo E bare te Bagamba na mwezi e ningi kurekayo Abbiamo passato oltre 2 ore di immersioni, ricche di piacere, anche perché la temperatura dell'acqua continua ad essere estremamente elevata. Ya toro ndomboro. Eh, nyasiyo.
così alle 14 rientriamo nel resort, dove passiamo il pomeriggio anche giocando a freccette. Poi la cena, abbondante e buona come sempre. Il 30 dicembre è il giorno tanto atteso dalla Vilma. Dopo le sue insistenze, l'accompagno per un secondo tentativo di andare in mare a cercare lo squalo balena. Siamo partiti alla volta dello squalo balena, dove Vilma finalmente ha un incontro ravvicinato con questi meravigliosi e grandi pesci, mentre io mi godo tutta la scena dalla barca, cercando di filmare quanto possibile. Effettivamente ce ne sono tanti. Due! Arriva ancora, guarda, bocca aperta! A bocca aperta! Ma quanto è grande! Mamma mia! Con tanta gioia in cuore, alle 11 siamo già di ritorno al resort, dove andiamo in spiaggia fino alle 15 per attendere alle 16 l'auto che ci porterà in aeroporto per rientrare a Dar es Salaam con un volo Auric. Qui i minuti sono contati, poiché l'atterraggio è previsto alle 18.10 e dalle 19.40, da un aeroporto a qualche centinaio di metri, partirà il volo della Tanzania Airlines che ci deve portare a Zanzibar. Sul volo Auric è presente un copilota che ci sembra stia facendo scuola guida e pensiamo che questo ci possa rallentare, arrivando quindi a terra più tardi. In parte ciò si verifica, ma a terra ci attende, come richiesto da noi, un incaricato dell'Auric che in auto ci accompagna velocemente al Terminal 2 e ci aiuta ancora più in fretta a fare il check-in dei bagagli e a passare tutti i controlli. Ed alla fine riusciamo ad imbarcarci per Zanzibar, dove alloggeremo all'hotel Airport.